Ha avuto un enorme successo di pubblico la seconda edizione del Latin Festival, manifestazione di cultura dominicana organizzata da ADOSP e Index e andata in scena domenica scorsa in Piazza del Mercato. Musica, ma non solo, danza e enogastronomia anche. Questa manifestazione è una manifestazione molto importante. Non solamente para reunir. Questo evento non solo rappresenta la cultura dominicana, bensì la cultura latinoamericana e la questione sociale che esiste tra la nostra cultura appunto latinoamericana e anche quella italiana. E inoltre è molto importante che si svolgano questo tipo di manifestazioni di tipo culturale, perché fanno vedere l'altra parte dei nostri concittadini. Un evento che non ha solo coinvolto cittadini domenicani, ma anche numerosi spezzini, italiani e turisti presenti in città. Un incontro tra popoli ed etnie diverse, segno tangibile di integrazione sociale. La comunità dominicana sempre più radicata nel tessuto provinciale. Assolutamente, siamo ormai una realtà qua, e viviamo qua da tanti anni e vogliamo dare e farci presente in tutti i modi possibili. Pezzo forte della giornata, la musica e la danza. Musica come legame tra i vari popoli, ma musica che ha anche diversi significati per i vari artisti che si sono alternati sul palco. Voglio far ballare la gente, voglio vedere un casino lì sopra, voglio vedere tutti contenti, felici. E questo è quello che voglio fare, questo è quello che voglio trasmettere. Wow, la musica penso che sia, come ti posso dire, come un foglio in bianco dove tu puoi esprimerti e fare quello che vuoi, cioè puoi aiutare tante persone, allo stesso tempo puoi aiutarli a sbagare, puoi dare un bel messaggio. Io vedo la musica come un'onda grande e io sto sopra quest'onda, vorrei riuscire a portare tutte le persone sulla mia stessa onda. Spero che la mia musica, che è tutto e niente, possa arrivare al tutto e niente anche delle persone. La musica lega tutto quanto, la musica è uno dei collanti più forti che ci siano al mondo, secondo me. Ora l'appuntamento è per l'anno prossimo con la terza edizione del Latin Festival.